Buongiorno a tutti, sono Miriam Turrini del Comitato Promotore Politici per Caso.it. Siamo qui in questa manifestazione sulle assemblee dei cittadini. Oggi si sono viste qui tante realtà diverse, un bel mix di realtà. Abbiamo avuto Volt, abbiamo avuto Humans, tra l'altro io e Angela Capuano siamo anche membri di Humans, che è un movimento di iniziativa popolare europeo che appunto appoggia politici per caso. Diciamo che questa proposta di legge è uno strumento che andrà a rafforzare la democrazia e soprattutto la democrazia partecipativa, perché come dicevo prima, noi abbiamo attualmente in Parlamento tante di quelle leggi di iniziativa popolare ferme da anni in attesa di essere discusse, che nessuno vuole discutere. Allora, a questo punto sorge una domanda: cosa facciamo di queste leggi? Cioè, le buttiamo via? Comunque sono di iniziativa popolare, quindi le persone le hanno sottoscritte. Allora, evidentemente la politica fatica a trattare dei temi scomodi. È per questo che le assemblee dei cittadini andrebbero proprio a sollevare in qualche maniera la politica da alcune responsabilità che proprio non vogliono affrontare. Quindi tutti questi temi potrebbero benissimo essere discussi da assemblee dei cittadini estratti a sorte. Qui abbiamo anche Angela Capuano che può dire qualcosa. Buongiorno a tutti. Allora, posso aggiungere, diciamo, secondo me il punto forte di questa PDL sulle assemblee dei cittadini, dicendo innanzitutto che in altri paesi è già stata utilizzata, in Francia, in Olanda, sia per quanto riguarda quindi diritti civili che non vengono in qualche modo, che sono scomodi spesso per la politica da trattare, quindi vengono accantonati. Come diceva giustamente Miriam, noi abbiamo una proposta di legge di iniziativa popolare sull'eutanasia legale ferma in Parlamento e anche un'altra proposta che si occupa della legalizzazione della cannabis, e quindi sono argomenti scomodi. E in altri paesi sono stati, proprio anche per quanto riguarda l'aborto, è stata utilizzata proprio l'assemblea dei cittadini, o anche per quanto riguarda diciamo, il cambiamento del modo delle elezioni, diciamo, proprio della rappresentazione delle elezioni. E quindi, al di là degli altri paesi che la usano, in Italia siamo sempre un po' in ritardo. La cosa che diciamo, mi piace moltissimo di questa PDL, quindi ricordiamo sono 50.000 firme da raccogliere in 3 mesi, e inizieremo tra l'altro con online, attraverso il sito politicipercaso.it, quindi potete già firmare, quindi invito già tutti a firmare. E, diciamo, la cosa interessante è che si prendono proprio dei cittadini, si riavvicinano i cittadini a questi interessi primari, prima di tutto. Inoltre, a cose a cui il cittadino sente forte, vengono istruite queste persone, quindi saranno istruite con dei tecnici e poi se ne discute. Quindi non è che il cittadino toglie lo spazio al politico, ma lo affianca, e io vedo che può essere molto più forte proprio avvicinare il cittadino in questo modo, di modo che poi anche una legge, il Parlamento possa capire proprio la forza, l'importanza e l'interesse. Quindi io spero che firmiate, che vi avvicinate, faremo anche poi dei tavoli, quindi i soliti tavoli raccolta firme, che ci piacciono un sacco, sperando di cominciare presto. Grazie.